onore grandissimo e un'emozione di stare con la gente per cui uno ha combattuto anche quando quelli non erano nati, avendoli immaginati sempre, avendoli portati nel cuore, perché ognuno di loro è un pezzettino di quella bella bandiera che ci fa essere italiani e che ci rende fieri di essere non quello che ci piacerebbe essere, ma quello che siamo. Fiducia nei giovani di oggi? No, io li amo profondamente. La fiducia è mai poco. Ho speranza in loro, ho certezze nella loro irrequietezza, nella loro sensibilità, nel talento che hanno nel cuore, che gli hanno donato i genitori, i nonni. E quindi è un amore grande. Secondo lei, quanti anni ci vorrà ancora per sconfiggere la criminalità organizzata? Ma io credo che ci vuole una coscienza di comunità, ci vuole il coraggio di chiedere spiegazioni alle persone che esercitano, che rendono un servizio e non esercitano un potere. E bisogna chiedere spiegazioni a chi ha la responsabilità della lotta alla mafia, di dire cos'è che gli impedisce di vincere, accettando anche il fatto che non si vince sempre, quindi se uno non dà risposte chiare se ne deve andare e lasciare spazio a chi ha più talento. Colonnello, lei che ha inferto grossi colpi alla mafia, alla criminalità organizzata, cosa ne pensa di questa decisione della Corte Costituzionale sull'ergastolo? Io penso di chiedere perdono, di chiedere scusa alle famiglie delle vittime della mafia, perché non siamo riusciti a onorarli, a difenderli come loro invece meritano. Vi chiedo perdono.